chiedi di Stanley White. Quale Stanley White? Esiste un solo Stanley White. Il capitano Stanley White, comandante del quinto distretto, il poliziotto più decorato di New York City, ha dichiarato guerra a Chinatown. Oggi ci sono stati 43 arresti, 3 vetate in altrettante bische e in 6 fabbriche si sfruttavano manodopera. Tu avevi solo l'incarico di stanare le bande minorili, non di mettere sottosopra tutto questo cazzo di città. Sono in corso severi provvedimenti e sebbene il procuratore distrettuale lo neghi, si parla di associazione per delinquere, di spaccio di droga, in cui sarebbero coinvolti membri anziani e rispettati dell'elite che governa su Chinatown. Per voi altri il gioco d'azzardo, l'estorsione, la corruzione è tutto giusto perché durano da 1000 anni. Beh, questa menata dei 1000 anni è una grossa stronzata, se lo volete sapere. Voi è in America che vivete, e l'America ha solo 200 anni. È meglio che rimettete gli orologi, ragazzi. Capitano, perché mi ha chiamato? Che cosa vuole? Glielo dico cosa voglio. Voglio cambiare le cose. Perché? Chinatown è così brutta così com'è. Non puoi collegare Joy Tai a tutto questo. A questo punto bisogna piantarla e rinunciare. No, Lu, questa è una lurida guerra e io non ho intenzione di perderla, questa no. Se non ti va, dimettiti, tanto ormai è chiuso, è finita per te. Voglio essere chiaro una volta per tutte, White. Joy Tai va dal sindaco, il sindaco viene da me e dice due parole, lasciate perdere. Signor Tai, può dirci se esiste veramente la mafia cinese? Questa farsa è una ulteriore dimostrazione della costante discriminazione contro i cinesi di questo paese. Ma quale indagine, quale mafia cinese? Ma che hai in quel cervello bacato? Quella gente è la più grossa importatrice di eroina in questo paese. E il fatto che non abbiamo neanche uno straccio di prova contro di loro dovrebbe dimostrarti soltanto una cosa. Che sono intelligenti, Lu. Non siamo nel Bronx o a Brooklyn, non è nemmeno New York, è Chinatown.